Let's take a deep and bene, adesso andiamo a vedere in maniera più approfondita quali sono i pilastri del movimento Maker, i grandi movimenti alla base di questo movimento, e cominciamo con una persona che noi ammiriamo molto, Mark Tonfelder. Vieni qua sul podio. Editor of Main Magazine. Che è il redattore della rivista Maker Faire, edizione europea. Buongiorno, che bello vedervi. Noi parliamo della singolarità dei maker, cioè quello che è avvenuto negli ultimi 100 anni. Ci fa capire che le cose non sono cambiate molto, però sono poi alla fine cambiate. Allora, andiamo a vedere le statistiche degli Stati Uniti, penso che siano abbastanza simili all'Europa. Nel 1900 l'80% degli americani vivevano in zone rurali o lavoravano nel settore agricolo, rispetto adesso in cui solo il 2% degli americani lavora nell'agricoltura. Che cosa significa tutto questo? Significa che il nostro paese era un paese di maker. È la stessa cosa negli altri paesi, lo dobbiamo fare perché gli agricoltori dovevano avere delle piccole officine per riparare i loro attrezzi, i loro macchinari quando ci sono stati. Allora andiamo a vedere cataloghi di strumenti agricoli e in effetti si poteva ricreare la civiltà da zero. Vediamo, abbiamo tantissimi strumenti che potevano essere creati per l'agricoltura. Questi agricoltori poi hanno cominciato a andare via dalle campagne e si sono urbanizzati. Poi è stato creato una rivista su quello che veniva fatto dai maker oppure dagli hobbisti. Vediamo Hugo Gansbock che era di fronte a quello che potrebbe sembrare una televisione con il controllo a distanza. Comunque lui è stato il padre di tutte queste invenzioni. E poi queste sono alcune riviste. Andiamo a vedere i progetti nel campo elettrico tra il 1917 e il 1918. Allora, la trasmissione senza fili, l'elettricità del vento, oppure una barca, un modellino di barca controllata da una radio, l'elettricità per prevenire ulteriori crisi petrolifere. E questa è un'altra rivista che si chiama Radiocraft. Vediamo come una parabola abbiamo qui per ascoltare gli uccelli. Infatti, quando ho visto questa copertina, mi fa pensare a un progetto che noi abbiamo fatto, un microfono parabolico fatto con un semplice ombrello, e possiamo vedere chiaramente un cellulare e poi delle cuffie. Qua abbiamo la radio electronics, vediamo un cappello che funge da radio. E quando ho visto questa copertina mi ricorda qualcosa che abbiamo fatto noi, un cappello che viene utilizzato per altri scopi. In effetti ci sono dei paralleli tra quello che è avvenuto nel passato e quello che c'è oggi. Poi quando si è cominciato a parlare delle macchine, la meccanica è diventata veramente popolare. Qua abbiamo una macchina elettrica. E infatti noi abbiamo fatto qualcosa di simile, l'abbiamo messo su una delle nostre riviste. Eccolo là, un carrello elettrico a 4 ruote. Potete vedere che probabilmente la persona che guida è un po' meno sicura in questa posizione rispetto al resto dell'altra fotografia. Poi abbiamo Science Mechanics. Vedete una piccola bicicletta piccolissima che può essere portata in giro. Anche noi abbiamo fatto un progetto simile. Eccola là! Fantastico questo scooter! E infatti è possibile usarlo. Vedete che c'è un trapano che lo fa andare? È un trapano elettrico.
Comunque è incredibile, può essere gonfiato e può essere utilizzato in qualunque parte della città. Poi abbiamo Radio News. Praticamente insegnare a come essere senza fili. Ovviamente ha due significati che in italiano non si possono tradurre così bene, comunque. Vedete, queste sono attività che si fanno in gruppo, si fanno in famiglia, sono attività molto interessanti anche per conoscere altre persone. Bene, io ho suddiviso il movimento dei maker moderni in due fasi. Noi continuiamo a fare le stesse cose che facevamo 100 anni fa, cose interessanti per noi, però abbiamo anche un'altra fase che io chiamo la fase 2, in cui c'è una maggiore singolarità dei maker. I maker stanno facendo delle cose perché gli altri maker facciano altre cose. È come ci fosse un'impennata della curva dell'innovazione. Infatti, in questo caso, noi siamo arrivati alla fine del vantaggio delle organizzazioni. Se vogliamo fare qualcosa di figo, che anche può essere complesso e vogliamo venderla, bisogna avere il potere di una grande organizzazione come la Sony oppure altre multinazionali, come queste cose che abbiamo qui. Per esempio, abbiamo luci molto particolari, però adesso, grazie a questo nuovo movimento dei maker, non solo è possibile fare delle cose, ma anche trovare delle alternative a basso costo e molto potenti proprio per raggiungere questi obiettivi. E infatti è come se ci fosse una versione fai da te della ricerca e sviluppo. Allora ci sono adesso degli strumenti molto potenti che sono quasi gratuiti. E questo è quello che sta avvenendo proprio adesso con i cambiamenti incredibili. Allora, queste sono alcune immagini Google. Andiamo a vedere che cosa ho trovato. Queste sono le prime immagini che ho visto, per esempio, delle falciatrici controllate a distanza. Era molto difficile pensare a questo tipo di falciatrici del passato. Invece, online è possibile avere accesso alle persone che se le sono costruite da sole. Cioè, probabilmente sono molto contente queste persone di parlare di come hanno costruito questi strumenti, come hanno realizzato questo sogno di poter costruire questa falciatrice. E poi questi sono altri esempi di ricerca e sviluppo, i makerspaces, gli spazi per i maker, cioè dove le persone pagano un piccolo contributo per poter affittare l'uso delle apparecchiature, come per esempio le stampanti laser oppure tagliatrici laser, proprio per avere accesso anche a altri maker che lavorano in altri settori. È proprio per poter avere un'impollinazione incrociata dal punto di vista creativo. Nel mondo del design, per esempio, quando io ho iniziato come ingegnere meccanico negli anni 80, io usavo un sistema che era super costoso per creare questi modelli. Noi venivamo pagati allora per poter utilizzare anche questo software. Adesso è possibile avere dei pacchetti CAD tridimensionali che non è che costino tantissimo. Questo software, per esempio, è 10.000 volte più potente del software CAD che io usavo negli anni 80 ed è gratuito. E poi queste sono altre cose che è possibile progettare e andare a, per esempio, mettere sul sito e modificarle. Oppure è possibile trovare anche dei materiali per i progetti grazie a internet. Internet è diventato un vero e proprio negozio come eBay. Questi sono resistori. Andiamo a vedere 20 diversi resistori per $20. Possono essere stati mandati direttamente a casa mia. È incredibile come poter guadagnare su questa cosa. Cioè $2 solo di spedizione, incredibile. Poi la prototipizzazione è incredibile, per esempio la stampa in 3D ha veramente cambiato il mondo della prototipizzazione e infatti prima ci volevano 3 settimane o un mese per avere un prototipo.
per esempio per un dischetto. In effetti era molto molto difficile. Invece con questa stampante tridimensionale è possibile farlo immediatamente e questo ha cambiato veramente tutto. Arduino è uno strumento di prototipizzazione incredibile. A me piace pensare all'Arduino come a un circuito di progettazione che non ha più bisogno di super tecnici. Qua abbiamo la Geocache Puzzle Box che si apre solo in un unico punto del pianeta. Questo è un dispositivo molto interessante. E poi anche i finanziamenti sono cambiati. Adesso invece di andare a trovare soldi sui mercati è possibile utilizzare il crowdsourcing proprio per finanziare i propri progetti. E poi la fabbricazione, che è diventata sempre meno costosa. E questo è stato fatto da Jillian e Jeffrey, che vivono in California, e loro creano questi oggetti per arredamento interno, per gli uffici. Questo è uno strumento che è costato 20.000 dollari e hanno più lavoro di quello che possano gestire. Comunque, loro sono riusciti con questa piccola macchina a fare tutto e le spese in conto capitale sono diminuite moltissimo. Poi abbiamo le tagliatrici laser che costano sempre di meno, costano ormai come una stampante 3D. Poi abbiamo Quinn ha messo a punto la Q-Tech No e crea tutte queste aggiunte per Arduino molto eleganti. È molto interessante. Per esempio, è possibile mettere questo sensore su Arduino e può andare a vedere se qualcuno fa delle puzzette. Va a vedere se ci sono dei gas nell'area dove sta Arduino. E poi le creazioni di fase 2 che sono sempre più eleganti, molto più divertenti. Comunque sono state fatte tutti questi senza un'organizzazione centralizzata, usando appunto l'organizzazione del fai da te. È veramente incredibile. Ah, ecco altre cose interessanti. Io ne l'ho vista questa cosa, questa è una creazione, questo è un kit, una specie di scarafaggio che è controllato a distanza. E è possibile praticamente andare a stampare questi circuiti e metterli su questo scarafaggio che viaggia da solo. E questo è un dispositivo che per esempio non hanno una buona vista, non hanno magari la buona vista durante il tramonto, durante la sera, ed è possibile muovere la mano. E praticamente vi fa vedere grazie ai tensori se state per sbattere contro qualcosa. Praticamente tutto questo è costato meno di 100 dollari. Per prototipare questo strumento, magari 15 anni fa sarebbe costato veramente una cifra astronomica. E poi abbiamo il Secret Non Gumball Machine. In effetti, questa è la macchina per le gomme, che ha un segreto, e questo è un altro esempio interessante di quello che si può fare negli spazi per i maker. E questo è uno strumento GPS che è stato creato a Los Angeles in un makerspace. E dopo varie iterazioni hanno creato questo contatore che viene messo fuori dalla macchina. E praticamente va a analizzare il tasso di radiazioni che ci sono, per esempio in Giappone, questo è avvenuto dopo l'incidente, può crearvi una vera e propria mappa della lettura delle radiazioni sull'isola. Infatti questa è la zona del disastro, adesso sono arrivati a 10 milioni di letture. E questo fa vedere la potenza di questi strumenti, di queste tecnologie, perché il governo giapponese avrebbe speso milioni e milioni di dollari per fare questo tipo di analisi, che invece è stata fatta per costi molto molto più bassi e in maniera molto più veloce. Allora, vi ho fatto vedere delle cose molto interessanti ad alta tecnologia. Poi abbiamo Scott Weaver. Scott Weaver vi fa capire che cos'è veramente il making,
cioè non c'è bisogno di tante tecnologie per fare tutte le cose. Questi sono i materiali che usa. Allora, abbiamo qui degli stecchini, un coltello e della colla. Questo è quello che fa lui, un modello tridimensionale di San Francisco. E in effetti, se uno va a mettere delle biglie, le biglie riescono a passare attraverso tutta la città. E quando ho visto questo modello, ho detto: Scott, è incredibile, mi piace tantissimo. Posso fare una fotografia? Allora, lui voleva una fotografia, ma si è messo in costume. Eccolo là. E lui è il maker. E lui rappresenta quello che è veramente un maker. Allora, grazie mille, grazie e spero che sia veramente un incontro molto fruttuoso. Grazie, Mark. Questo è l'espresso per te, la storia? Quando io ho scoperto il libro che è stato scritto da lui, Made by Hand, fatto con le mani, e dice la storia in cui nel sud del Pacifico ha cominciato cominciare ad analizzare la formula del caffè perfetto. Che cosa? Allora, questo è il caffè perfetto. Che cosa hai imparato? Lo vuoi? Che cosa hai imparato della formula del caffè perfetto? Ho imparato che ci sono varie variabili che bisogna prendere in considerazione la temperatura dell'acqua. Allora, gli hacker, i maker hanno modificato alcune macchinette per mantenere la temperatura dell'acqua a 0,1 gradi Fahrenheit di differenza. Adesso comunque sappiamo che. Allora, assaggialo, dimmi che ne pensi. Questo è un espresso di maker? Ah, fantastico, fantastico. Buonissimo, grazie mille.